come mai? Eh sì, perché il nome Adam racchiude in sé esattamente queste cose. Anatole, l'est, ed è da questo prendiamo la prima vocale, A. Dusis, ovest, quindi l'orientamento est-ovest, e poi l'ordinamento arctos, nord, cioè artico, per capirci, e mezzenobris, sud. E noi, se lo mettiamo in ordine, leggiamo la parola Adam, il che significa che l'uomo viene chiamato in tutta la tradizione semitica Adam in questo modo per dire che è composto di polvere di stelle, perché sono state prese, ci sono tantissime interpretazioni, ma una insomma tra tutte, no? Viene detto che Dio crea l'uomo prendendo pezzi polvere di stelle, non quella di Sordi e della Vitti, ma polvere di stelle che vengono dai quattro angoli del cielo, e con queste impasta il fango di questo impasta l'uomo, il che significa che internamente l'uomo ha desiderio di ritornare al cielo, perché è composto di cielo, perché è fatto di cielo. Allora l'allusione metaforica, l'allusione allegorica che c'è già negli antichi testi, che poi viene compresa dai padri della Chiesa, compresa da tanti pensatori, ci dà una dimensione profondissima. E se noi guardiamo in tantissime rappresentazioni, l'uomo è rappresentato come microcosmo, ma non è che questo l'hanno inventato i romani, scusate, i cristiani, lo dicevano già gli antichi. E le cose buone che vengono dette, i cristiani le pigliano tutte, non è che sono cattivi come vengono rappresentati solitamente, no? Che il cristianesimo cancella le culture altrui. Il cristianesimo prende tutto ciò che è buono di tutto ciò che incontra e lo porta a compimento, lo porta ad esaltazione, il che significa che se considerazioni di carattere astronomico, filosofico, antropologico, culturale sono buone, quelle vengono prese e vengono esaltate. Non solo, ma voi capite che tutto quel discorso matematico, pitagorico, allegorico, che è un tema profondissimo che troviamo in un architetto romano come Vitruvio, che lascia un problema per certi versi insoluto, viene, come dire, raccolto da tutta la tradizione cristiana fino al compimento della risoluzione che viene portata da Leonardo. Un rapporto di tipo proporzionale, l'uomo deve poter stare all'interno di un cerchio e di un quadrato contemporaneamente, e Leonardo riesce a trovare la soluzione per poter far questo. Ma all'interno sempre di quel discorso, qui ci sarebbe da fare un discorso lunghissimo, chi ha comperato questa immagine? No? Scusate, chi ha comprato, chi ha utilizzato questa immagine, comprato nel senso modello uso. Io ho fatto una volta una lezione apposta su Leonardo, cercando di catalogare tutti gli usi che vengono fatti di Leonardo negli ultimi 50-60 anni, soprattutto di questa immagine, dal profumo, se ve lo ricordate, negli anni 80, no? Cioè, dimensione uomo, no? Che caspita c'entra, non si sa, con Leonardo, alle mutande, c'è una marchia delle mutande maschili che c'ha, poi tantissime cose anche abbastanza spinte più in là, ma insomma, poi, oppure alla trasmissione Leonardo. Leonardo dice di se stesso di essere un artista, non dice di essere un tecnocrate. Bill Gates compra un trattato di Leonardo perché secondo l'immaginazione di Bill Gates, cioè sempre in quello spazio di laicità che non vuole che ci sia la virtù religiosa, interpreta Leonardo come il tecnocrate ante litteram che, come dire, cambia il mondo perché fa macchine, perché costruisce macchine. Ma Leonardo dice: io studio il mondo da pittore, perché la pittura è filosofia e io prima di ogni altra cosa sono un pittore, e il pittore è a capo di tutte le arti perché è quello che è capace di fare filosofia meglio di tutti gli altri, non tecnologia.
Purtroppo noi invece abbiamo nel mondo contemporaneo una sola dimensione che ci viene tramandata di Leonardo, che è appunto quella del tecnocrate. Ma questo poi lo affronteremo magari in una delle prossime. Oppure ancora, prendendo una cosa che è qui da Nagni, questa è la cupola della cripta da Nagni, questa, e questa invece è una chiesa orientale in un territorio ormai martoriato, perché è inutile stando a ricordare. Ma voi capite che sia in quella dimensione da Nagni, qui viene raccontata esattamente la stessa cosa che vi ho detto io, no? Cioè l'uomo è al centro, vabbè, uno può dire è fotografata, vabbè, insomma, comunque l'uomo è al centro di un cosmo che lo rappresenta come il cuore stesso del cosmo stesso. E nel momento in cui nel cristianesimo noi dobbiamo sottolineare il Cristo Pantocrator, il Cristo benedicente, il Cristo totale, occupa l'intero spazio celeste, cioè tutta la volta del cielo che è rappresentata dalla cupola, dalla volta celeste, è occupata dal gigantesco volto di Cristo che occupa tutto lo spazio. Ma perché? Ma perché Cristo è l'alfa e l'omega, perché Cristo è Dio stesso, questo ce lo dice il prologo di Giovanni, perché senza di lui nulla è stato fatto, ma senza di lui nulla è stato redento. Quindi è presente, è attivo nella creazione, fuori dal tempo, dello spazio e del tempo, e entra nello spazio e nel tempo per redimere l'intera creazione. E allora, ecco, insomma, queste lentezze non ci dovrebbero essere. E allora andiamo a vedere questo monastero, che è estremamente interessante, un monastero benedettino a Civate, non Civati, non è del PD questo qui, per capirci, che è in provincia di Lecco.